Siamo qui per la Giovanni Paolo TV con Mattia Riccò, il vicepresidente dell'associazione Amici di Monsignor Bertagna. Chiediamo qual era il legame tra Monsignor Bertagna e Monsignor Bonicelli. Un legame di grande e profonda amicizia, un legame di stima reciproca, nato diversi anni or sono e rafforzatosi ancora di più negli ultimi anni, nei quali Monsignor Bruno Bertagna era solito frequentemente venire a Parma. Un legame che si basava anche su una reciproca stima riguardante la materia del diritto canonico, di cui entrambi erano cultori. Un'amicizia che si è, come dicevo prima, consolidata negli ultimi anni e che pertanto la nostra associazione ha voluto ricordare proprio in questa celebrazione a 10 anni dalla scomparsa di Monsignor Bonicelli, un pastore che ha lasciato segni importanti nella diocesi di Parma, un pastore che la diocesi di Parma non può dimenticare, un pastore che anche noi come associazione abbiamo voluto ricordare. Bene, ringraziamo il vicepresidente Mattia Riccò per la Giovanni Paolo TV, Antonio Nicolicchia.